Dentro al suo castello di San Giorgio, al centro di un'assolata pianura sassosa, non lontana dal fiume Tagliamento, il re Fosco si sentiva tanto, tanto solo. Malgrado le molte pretendenti, infatti, non riusciva proprio a trovar moglie. Una era troppo delicata, un'altra troppo forte, un'altra ancora troppo acerba. Due proprietari terrieri di buon cuore, Domenico Pecile e Luchino Luchini, si interessarono alle sue sorti, presentandogli le discendenti di alcune casate francesi di gran nome: la duchessa di Merlot, la marchesa di Cabernet, la contessa di Carmener. Ma lui, niente. Un giorno, il capitano di ventura Venceslao di Spilimbergo fece ritorno da un lungo e avventuroso viaggio, portando con sé una dolce dama di nome Palomba. E il re Fosco, al solo guardarla, se ne innamorò perdutamente. A sì ardente sentimento fece subito seguito uno sfarzoso matrimonio che diede presto in frutto un erede che univa in sé le doti migliori dei genitori. Ma solo quando il giovane principe conobbe la Cordenossa, bellezza locale che portava in dote il cuore e l'umiltà della campagna di San Giorgio, l'unione fu completa. Così nacque Uchì, perfetta combinazione di gentilezza, fragranza e forza.